Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Si distingue a Piazza Affari il settore beni per la casa ed esibisce un più 0,47% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore costruzioni, meno 1,42%. Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l'euro-dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia 1,11. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicate le vendite al dettaglio del Regno Unito, pari a meno 0,6%. Sono previsti domani dal Regno Unito l'annuncio del PIL, e dall'Italia quello dei prezzi alla produzione. I mercati sono in attesa del Philly Fed degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.592 punti.